Ehi Siri, imposta il colore rosso. Molto meglio, possiamo cominciare. Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringiluca. Ragazzi, oggi se non lo siete riusciti a capire da quello che ho in mano, andiamo a parlare finalmente della mia Drevo Calibur, una tastiera wireless con cui mi sto trovando veramente benissimo. Oltretutto è super leggera, super compatta, sì perché io amo le tastiere piccole, insomma ve la faccio vedere, è veramente minuscola, senza tastierino numerico. Oltretutto i tasti funzione sono al di sotto della numerazione, come potete vedere retroilluminata, con questi effetti veramente molto molto fighi. Abbiamo la possibilità di regolare tantissime tipologie di illuminazione, come potete vedere ce ne sono veramente un migliaio e dopo in qualche clip ve la farò vedere tutte. Questa in particolare è una switch brown, come potete vedere da questa clip. Io precedentemente utilizzavo, chi mi segue sicuramente sul canale lo sa, una switch blu. E ragazzi, era un po' troppo rumorosa per quanto mi riguarda. È vero, è figo il rumore che fa, questa è leggermente più silenziosa, ma devo dire che mi trovo molto meglio per un semplice motivo. Prima di tutto, sicuramente sarà dovuto dal fatto che gli switch precedenti erano totalmente cinesi, di una tastiera cinese, quindi non potevo pretendere più di tanto. Questa è una Drevo Calibur con degli switch nemmeno di una qualità altissima, ma che fanno il loro lavoro. Gli switch blu, per quanto mi riguarda, sono troppo rumorosi. Io, essendo in casa con questo studio, era veramente una catastrofe andare a digitare, soprattutto durante le ore notturne. Qualità di costruzione leggermente discutibile, ma non tanto, perché è vero, è costruita interamente in plastica, a questo prezzo non possiamo pretendere di più, ma è una plastica abbastanza buona, devo dire che mi soddisfa abbastanza. Anche i semplici tasti, i semplici caps, come si chiamano nel gergo gamer diciamo, sono di buona fattura, non mi si sono rovinati, la utilizzo ormai da qualche mese e devo dire che mi sto trovando veramente molto molto bene. Oltretutto abbiamo 3 Bluetooth da poter collegare tra il tasto FN, andiamo a scegliere tra Q, W, E, che sono le 3 tipologie di Bluetooth. Io infatti al mio Hackintosh che vedete qui alle mie spalle collego Mac e Windows, quindi posso utilizzarla veramente con tutti i dispositivi che posseggo. Per quanto riguarda la retroilluminazione, abbiamo un LED sotto ogni tasto, come potete vedere da questa clip, però è un singolo LED che va ad illuminare una singola parte che poi si diffonde anche sull'altra zona del caps. Quindi non è una retroilluminazione al di sotto dello switch in modo che vada ad illuminare tutto in maniera uniforme, ma è singolarmente sulla parte alta. Quindi una retroilluminazione che, per quanto mi riguarda, mi soddisfa abbastanza perché fa abbastanza luce ed è abbastanza figa. Ma potevano fare di meglio, ovvero esiste di meglio, ma da questa tastiera a questo prezzo non potevamo pretendere di più. Inoltre, come vi dicevo poco fa, abbiamo tantissime regolazioni. Come potete vedere possiamo andare a cambiare la colorazione singola, andare a cambiare tutti i giochi di luce, come potete vedere sono veramente tanti e sono veramente fighi. Abbiamo anche una modalità gamer dove andiamo ad illuminare i tasti che ci servono della colorazione che vogliamo, quindi veramente una personalizzazione molto molto ampia e una cosa veramente figa. Come struttura sempre della tastiera abbiamo qui sul retro anche 2 ganci che ci danno la possibilità di sollevarla leggermente, come potete vedere, e sono una cosa molto molto comoda. Io li utilizzo tantissimo, ovvero utilizzo la tastiera solo in questa modalità perché altrimenti mi si affaticano un po' i polsi e mi dà un po' fastidio. Ovviamente è una cosa molto soggettiva, ma che per quanto mi riguarda funziona alla grande. Oltretutto abbiamo tutta questa serie di gommini che ci blocca la tastiera e non si muove assolutamente, a meno che non avete una superficie molto molto scivolosa, ma devo dire che io non ho trovato assolutamente problemi. Per la ricarica non abbiamo pile, nient'altro di tanto obsoleto, abbiamo una semplicissima USB Type-C qui sul retro che, se la mia camera riuscissi a mettere a fuoco, eccola qui, è riuscita, e come potete vedere una mini USB, micro USB, insomma qualsiasi cosa essa sia, e me la ricarica in un paio d'ore. L'utilizzo circa 2-3 giorni io sono riuscito a fare con un utilizzo continuativo e devo dire che mi sono trovato veramente molto molto bene. Utilizzo davvero utilizzatore di tastiere, insomma utilizzo tantissime scorciatoie, scrivo veramente tantissimo, cambio molto spesso il Bluetooth tra Windows e Mac, e quindi una tastiera che la utilizzo veramente al 100%.
Molti di voi che vorranno acquistare certamente questa tastiera si chiederanno se è adatta al gaming. Beh, io non sono un gamer accanito, non sono un gamer che sto lì le ore a giocare, eccetera, ma perdo giusto un po' di tempo su Fortnite e su altri giochi sparatutto del genere e veramente mi sono trovato molto molto bene. Piccola accortenza che io faccio ogni volta è giocare con il cavo, quindi abbiamo un trasferimento dati molto più rapido, molto più veloce, che ci dà la possibilità di non avere nessun delay. Per quanto riguarda il layout, io ho il layout inglese, quindi ho qualche piccola differenza rispetto al layout italiano. Beh, su questo io non ho assolutamente problemi perché oramai ho imparato il layout inglese, ma la cosa veramente comoda di questa tastiera è che è compatibile sia con macOS che con Windows e quindi abbiamo il semplicissimo tasto qui, come potete vedere, sia di lock sia di cosa per Windows e Mac, insomma, possiamo utilizzarla con tutti e due i sistemi operativi senza avere alcun problema. Ovvero, piccolo problema c'è perché se siamo su macOS e vogliamo fare la chiocciola dobbiamo cliccare Alt, punto e virgola. Quindi chi di voi utilizza questa tastiera ed è su Mac e non è ancora riuscito a capirlo, beh, abbiamo questa piccola differenza che però nell'utilizzo quotidiano, una volta capito qual è la giusta scorciatoia, non ci sarà alcun problema. Ehi Siri, imposta il colore sul giallo. Mi piace. All'interno della confezione veramente molto molto carina, troviamo la tastiera in sé, ovviamente un cavo in treccia che è veramente molto molto figo e oltretutto un caps per uno switch per andare a rimuovere i caps, per andarli ad alloggiare, pulire, insomma, per fare tutte le nostre cose con questa tastiera. È veramente una dotazione molto molto base, ma che funge, quindi funziona alla grande. Per quanto riguarda il software di personalizzazione, beh, io non sono ancora riuscito a trovarlo e ad utilizzarlo. La scatola dice che c'è a disposizione, ma beh, se qualcuno di voi lo conosce me lo scrivesse qui sotto nei commenti perché lo ringrazierò a vita per l'utilizzo di questa tastiera. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa tastiera vi sia piaciuta. Se così è stato, vi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo sui social, ma soprattutto domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.